Allora, signore e signori, siamo ancora qui con le interviste del concorso giovani interpretrici. Siamo con altri due ragazzi che hanno appena. Che è successo? Sì, no, che siamo lì, stiamo cercando di capire perché 200 telecamere, mondo visione, allora siamo un po' agitati. Allora, loro hanno appena finito le audizioni. Come vi chiamate e cosa avete suonato? Io sono Filippo e ho suonato il violino, vabbè, è la ciarda. Un pezzo di Alberto Curci, credo. Come credo? Non so. Credo, non lo so di chi Credo. sia. Ah, vabbè. Tu invece cosa suoni? Io sono Simone, ho suonato l'opera 36, il terzo movimento di G. Reding. Giù, Non so giù è il nome. quale. Ok, va bene. Secondo voi com'è andata? Male. Più che altro ho fatto tanti errori, proprio tanto che se ne frega. Come ti Era sei? solo l'esperienza. Ma è il tuo primo concorso che fai No. questo? No, è sempre andata male. Qualche volta è andata bene e adesso è andata male. Sì. Come mai è andata male? Forse perché in questo periodo ho troppa roba. No, Ah, perché il periodo della scuola. e oltre il fatto, vabbè, abbiamo l'esame perché facciamo terza media e poi ho anche l'esame in inglese, che adesso che appena vengo io da qua, ce n'ho uno, quindi. Cioè, finito qua, vai all'esame d'inglese. Sì, esatto. E quindi stai studiando 200 cose. Esatto. Fa quattro sport. Fa quattro Sì. sport. No, faccio uno sport. Due. Quali sono questi quattro sport? Faccio tennis e poi vado. Tennis, basta. Poi Tennis. faceva judo, rafting l'anno scorso. Mamma mia, ma tu sei un tuttofare. Quante cose fai? Faccio tennis, però lo faccio ogni giorno. Però diciamo l'impegno che ti ha tolto di più è stato lo studio, che in questo Esatto. periodo qua c'hai l'esame di terza media, Sì, giusto? anche, infatti devo preparare Anche. tutte le cose. E per te com'è andata? A me diciamo che è andata abbastanza bene, però molto peggio rispetto a come lo facevo esercitandomi a casa, anche per la tensione comunque, anche se non c'era tantissima gente, e comunque la tensione di essere ad un concorso davanti a una commissione fare bene, cioè poi magari non ci riesci appunto per questo. Ah, ho capito. E il fatto di essere in un teatro del genere così grande, cosa vi comporta? A me non tantissimo, però comunque un po' di emozione, comunque quando suoni, c'è, ovviamente. Soprattutto anche il fatto della commissione, che è quello che mette più ansia. Dai, che adesso la commissione, la giuria sta decidendo, quindi speriamo bene, Sì. speriamo bene. E invece per te, essendo in un teatro del genere. Ma diciamo che essendo in un teatro del genere c'è anche gente che è più brava, molto più brava rispetto a te, che magari fa cose che te non saresti in grado di fare, e quindi questo, diciamo, ti aiuta anche cioè, a dare di più durante l'esibizione. Poi vabbè, io non sono stato tra i più bravi, però c'erano veramente dei ragazzi che erano molto talentuosi. Cioè, il livello è molto alto, è Sì, ovvio, no? infatti Ma rispetto ad altri concorsi dove siamo andati, che magari cioè, l'anno scorso due di noi sono arrivati primi, però non era un concorso di alto valore come questo, cioè era più di basso livello. Ok, vabbè, certo, questo è un concorso veramente grande che esiste da un sacco di anni e adesso comunque sta crescendo sempre di più e il livello è sempre più alto, quindi già il fatto che voi state partecipando a un concorso così comunque vi fa onore a prescindere dal giudizio e dal punteggio che avrete. Il fatto di essere in diretta streaming, cosa vi comporta? Vi dà ancora più ansia o no? Perché voi siete la generazione, diciamo, dello YouTube, no? Sì. Come dico io, cosa vi comporta? Benissimo. In realtà, mentre suonavo, non lo sapevo di essere in diretta. L'ho scoperto poco fa. Però, quindi, no. Adesso Ti sono sei in diretta. risparmiato Esatto. dell'ansia, dai, Adesso facciamo. è un'intervista, quindi, no, niente di che. Vabbè, Posso. intervista, parlare, non è Esatto. che. Tu lo Beh, sapevi? io sì, lo sapevo, perché me l'aveva detto la professoressa, però comunque l'ansia non è aumentata, cioè è sempre uguale. Perché comunque del persone in più, persone in meno, cioè sempre la stessa cosa. Sì, tanto dici, già lo faccio sul pubblico, per un Esatto. pubblico, quindi è sempre. Ho capito. Essendo in diretta, c'è qualcuno che volete salutare per chiudere l'intervista o ringraziare? Io prima di tutto vorrei ringraziare, vabbè, la mia famiglia che mi ha fatto fare violino, poi la professoressa che ci ha insegnato molto bene e anche il pianista che ci ha accompagnato leggendo i brani praticamente a prima vista, che è una cosa assurda. Tu invece?
Io credo la professoressa, i miei compagni, anche perché loro mi danno una mano, e anche vabbè, il pianista, come ha detto lui, perché comunque è veramente bravo. Volete salutare anche la vostra classe? Sì, sì, vabbè. Sì, proprio se sì. Cioè, sì, facciamo sto favore. Da che classe siete? Terza F. Terza F. Terza F. Salutiamo la terza F e chiudiamo questa intervista. Alla prossima del concorso Giovani Interpreti.